Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video, sono Vitti871 e mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Il video di oggi sarà dedicato a alcuni dei regali che però ho ricevuto per la nascita di mio figlio Cesare. In tante mi avete scritto su Instagram di mostrarvi lo shopping, fare una haul shopping di che cosa ho comprato a Cesare, insomma, prima che nascesse. In realtà io ho comprato veramente pochissime cose, prima perché ero fortemente scaramantica, per cui non volevo riempirmi di troppe cose. Poi non sapevo regolarmi tanto bene con le misure perché sentivo di bambini che nascevano di 56 centimetri e bambini che nascevano di 46 centimetri, per cui in realtà, ecco, non mi sono voluta riempire di roba proprio per questo motivo, perché avevo paura di comprare cose che fossero o troppo piccole o troppo grandi. In realtà, per fortuna, ho fatto un po' una via di mezzo, quindi ho preso un 5-6 cose, taglia 50, quindi insomma taglia un mese, 5-6 cose taglia 56, quindi tendenzialmente 2-3 mesi, e devo dire che insomma è andata bene così. Inoltre, appunto, non volevo comprare troppissima roba per questi primissimi mesi, perché comunque i bambini crescono a vista d'occhio, e ho la fortuna comunque di avere mia cognata che ha avuto un bambino maschio più o meno nello stesso periodo, per cui mi ha passato alcune cose. Per cui, insomma, nel video di oggi non vi farò vedere quello che io ho comprato per Cesare, ma una parte dei regali che mi sono già arrivati. Noi non abbiamo fatto lista nascita, il fatto comunque di insomma, aver partorito in quasi, insomma, per fortuna era già un po' passata, però in periodo coronavirus non ci ha consentito né di vedere nei mesi precedenti persone, per cui vabbè, io non ho fatto baby shower, ma in realtà non l'avrei fatto comunque, sempre per una questione di scaramanzia. Non ho voluto ricevere assolutamente, non ho voluto ricevere assolutamente regali prima della nascita. E appunto, insomma, da quando è nato abbiamo visto, iniziato a vedere qualche amico, e quindi insomma vi volevo far vedere, un amico parente, dei pensierini insomma che ci sono arrivati. In realtà devo ancora vedere tantissime persone, quindi immagino che insomma poi arriveranno altri regalini e eventualmente vi farò poi un aggiornamento, un secondo, diciamo, step dei regali. Allora, vabbè, non sto a dirvi chi mi ha regalato cose, ma vi faccio semplicemente vedere le cose in base a cosa mi capita sotto mano. Insomma, vabbè, tranne magari alcune cose, tipo ad esempio questa qua, me l'ha regalato ovviamente mia sorella. Ha preso questo budino che è appunto 0-3 mesi, quindi in realtà ovviamente adesso gli sta grande, ma glielo metteremo poi quest'estate, è molto carino. E poi anche mi ha regalato il Dudu, quindi diciamo questi peluscini fatti in questo modo che dovrebbero servire per la ranna, diciamo, per acquietarli un po'. In realtà io appunto me lo sono tenuto addosso per un po' di giorni. Lui in realtà per il momento non lo caga più di tanto, per cui ogni tanto nella carrozzina glielo metto vicino. Secondo me sarà una cosa magari un pochino più avanti, quando comincerà a tenere in mano le cose, per cui penso che insomma continuerà a tenermelo addosso affinché prenda il mio odore. E sempre mia sorella mi ha preso queste scarpine da Calzedonia, super cute, super carine, fatte così con l'avocado a righe, che in realtà credo che un bambino normale metterebbe più avanti. In realtà Cesare è nato con un piede enorme perché è più di 8 centimetri, calcolando che ha 20 giorni, cioè 8 centimetri e mezzo, è cioè grossissimo. Io non ho mai visto dei piedi così grandi ad un neonato, per cui penso che, però sono magrolini, per cui insomma penso che a breve queste scarpettine gliele potrò mettere. Poi ho ricevuto quest'altro dudu, questo qua è un dudu fatto diciamo a maglia, all'uncinetto credo, che gli ha fatto appunto un'amica di mia mamma, per cui è così. Poi ho ricevuto, sempre sempre super gradito, una gift card di Prenatal da 100 euro. Questi tipi di regali è vero che magari risultano un pochino più asettici, più freddi, però in realtà secondo me sono una delle soluzioni migliori, soprattutto se non si conosce tanto, diciamo, magari la persona a cui viene fatto il regalo, a parte che vabbè, adesso ormai per fortuna fanno gli scontrini regalo, per cui insomma la maggioranza dei regali che ho ricevuto mi davano anche lo scontrino regalo, e insomma se, ne
nel caso, insomma, potevo andarlo a cambiare o meno. Però, insomma, appunto, questa gift card sarà assolutamente utile. Poi per Natale ha un sacco di cose. Io devo dire che anche quando devono fare i regali a me per insomma, Natale, compleanno, apprezzo sempre tantissimo le gift card, magari da Zara, Mango, queste cose qua. Poi, regalo super super apprezzato, in realtà appunto avevo mandato una sorta di wish list alla mia amica Silvia Sissabio, ed è questo carry-on meraviglioso che appunto è personalizzato per Cesare, che è di una ragazza su Instagram che si chiama Coccolami, questo qua è il brand, e realizza delle cose meravigliose. Oltre a realizzare questi carry-on stupendi, che appunto possono essere realizzati in vari tessuti e appunto vengono poi ricamati appunto con il nome del bambino, ovviamente fa anche la musica, adesso vabbè non ve la faccio sentire, realizza anche i paracolpi, i cuscini a nuvoletta, non so, io prenderei tutto da quella ragazza, fa delle cose veramente bellissime, e quindi questo per il momento appunto è appeso nell'armadio, insomma sui pomelli dell'armadio di Cesare, e appena appunto comincerà un po' ad avere cognizione di causa lo farò suonare, insomma, per farlo addormentare. Poi un regalino che mi è piaciuto tantissimo è questo set, che ecco, magari questo video può anche servirvi se magari siete alla ricerca di fare regalini per magari figli di vostre amiche, parenti, insomma può essere utile. Mi hanno regalato questo set anch'esso personalizzato, devo dire che mi piacciono un sacco le cose personalizzate, quindi in generale anche per me mi piacciono molto le cose che riportano il mio nome, e appunto mi piacciono un sacco anche appunto le cose che sono dedicate a Cesare. Mi hanno regalato appunto questo sacchetto che sarà poi, diciamo, vabbè, posso usarlo un po' per qualsiasi cosa, però sono i classici sacchetti che uno lascia all'asilo, al nido con il cambio. E oltre a questo sacchetto mi è stato regalato questa, che vabbè, penso sia una presina con appunto scritto Cesare, ma io no, non la utilizzerò come presina perché ho troppa paura di rovinarla, quindi la terrò comunque lì in cameretta. Il bavaglino, bellissimo, e il diciamo l'asciugamano per fargli il bagnetto con appunto il cappuccio, è fatto così, bianco bordato d'azzurro, cioè io lo trovo, e qua sopra che ho appunto scritto Cesare, l'ho trovato veramente un regalo super super carino. Questo set devo dire che tra tutti forse è uno dei regali che mi è piaciuto veramente di più, perché l'ho trovato comunque super originale e mi è piaciuto molto. Ho ricevuto questo sonaglietto che anche secondo me, cioè, è molto molto carino, che suona, anche qui appena Cesare sarà un pochino più grande glielo darò, insomma ovviamente al momento a 20 giorni non riesce ancora a tenere le cose in mano, ma è super super carino. E insieme c'è anche questo bavaglino molto bellino. Io poi a me piacciono molto le cose basiche, mio marito mi prende in giro perché mi dice che avremo un bambino vestito in maniera triste, perché io fossi per me lo vestirei solo di grigio, bianco, azzurro e blu e basta, tinta unita possibilmente, però in realtà insomma ogni tanto su qualcosa dai mi lascio andare. Poi vabbè, mia mamma mi ha comprato questa felpina perché mi sono resa conto di non avere felpine, e quindi all'Original Marines mi ha preso questa felpina blu. In realtà mi serviva una felpina da portare in montagna, perché appunto ragazzo andremo in montagna, ma è molto difficile trovare delle felpine piccole. Questa è 3-6 mesi, quindi grande, perché lui in montagna avrà 2 mesi, però è molto carina, insomma, anche in vista poi dell'autunno. E ecco, queste sono le cose che piacciono a me, quindi come vedete molto basiche, giusto con le righine o magari del jeans, però molto carina. Tra l'altro mi ha detto che faceva anche i saldi l'Original Marines, quindi mi è piaciuta moltissimo. Poi mi hanno regalato quest'altra felpina, e questa devo dire che è perfetta per la montagna, perché taglia 3 mesi ed è fatta così, è blucina, questo bluette molto carino, col cappuccio fatto così col panda, e mi piace moltissimo il tessuto, perché non so se si capisce, ma è un tessuto tipo Lacoste, quindi comunque molto molto fresco, ha la cernierina, quindi comunque molto pratica, anche internamente è tinta unita.
queste sono le cose appunto che piacciono a me, molto 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 basiche. Poi ho ricevuto della Petit Bateau questo completino, anche questo è molto semplice, molto basico come piace a me, dove c'è questa tutina fatta così, questa è un po' più grandina, deve essere 6 mesi forse, no 3 mesi scusate, fatta così, quindi qua sotto ci andrò a mettere una camicettina, una magliettina azzurra e poi sopra c'è il suo golfino azzurro con le stelline. Anche la Petit Bateau ha delle cose bellissime, infatti aspetterò credo i saldi, possibilmente la fine dei saldi per andare a vedere se c'è qualcosa di carino poi per l'autunno. Poi vabbè, dei vicini di casa, quindi persone che non erano assolutamente tenute a farmi il regalo, ma me l'hanno fatto comunque, mi hanno fatto queste calzine della Obaibi, 1-3 mesi, molto carine. Questo va benissimo con la felpa, ha lo stesso bluette. Questo, poi questo qua con le ancore e queste qua con le ancorette rosse. Poi mia suocera l'altro giorno mi ha portato questa tutina perché ha iniziato a fare improvvisamente caldo. Tra l'altro vedo adesso che c'è un po' di degurgito perché l'abbiamo indossata l'altro giorno, quindi adesso poi la metterò a lavare. Qua si fanno lavatrici come se non ci fossero un domani, altro che quando vi avevo fatto il mio video, faccio le lavatrici la domenica. Sì, certo. E questo godino della marca Majoral, questo è 1-2 mesi, molto carino. Ecco, anche questo qua, come vedete, è assolutamente molto molto basico. Infatti ogni tanto mia suocera quando mi deve regalare delle cose mi manda le foto, perché sa che io sono un po'... Cioè, in realtà non è che sono difficile, perché sono in realtà dei gusti molto semplici. Il problema è che spesso quando... Cioè, le cose da bambini le fanno spesso molto colorate, molto molto decorate, con pupazzi, Batman, robe varie, che no, per carità. E quindi è difficile trovare cose carine, molto molto essenziali. E però questa è molto carina. E appunto aveva bisogno di qualche tutina così corta sopra e corto sotto, perché l'altra settimana faceva caldissimo e con le tutine lunghe avevo paura che fosse caldo. Molto carino anche questo completino, questo della marca Mignolo, dove ha il suo pantaloncino corto blu con gli squaletti e sopra la magliettina con appunto sempre il taschino con gli squaletti e il numerino qua, quindi molto carino. Questo qua lo portiamo con noi poi al mare quando andremo ad Alassio. Poi mi hanno regalato questo bavaglino che appunto è stato decorato, in realtà questo mi è stato regalato prima della nascita e quindi non sapeva, chi me l'ha regalato non sapeva ancora come si sarebbe chiamato Cesare, perché il nome Cesare l'abbiamo veramente deciso all'ultimo minuto. Questo invece è stato un regalo decisamente inaspettato, perché quando è nato Cesare qua nel palazzo abbiamo messo all'ingresso diciamo un cartello che appunto avvisava che era arrivato un nuovo arrivato nel condominio, e una mattina appunto andando a prendere la posta ho trovato nella buca delle lettere un biglietto di una signora che abita qua nella casa, che tra l'altro non so neanche chi sia, nel senso che mi ha lasciato il cognome, ma io non riesco ad associare faccia e cognome, quindi mi dispiace se incontrerò per strada o per le scale questa signora e non saprò se che lei diciamo che mi ha regalato questa cosa, e all'interno appunto mi sono ritrovata il bavaglino ricamato con il bambino che ho scritto Cesare. Cioè, mi è piaciuto un sacco il fatto che sia stato proprio pensato per lui, per questa signora. Ma poi veramente il giorno dopo che abbiamo messo il cartello mi sono ritrovata il bavaglino con scritto Cesare, quindi è stata veramente super super carina. Poi mia mamma, vabbè, sapete che lei sferruzza in allegria, prima della nascita mi aveva fatto questa copertina, in realtà ne ha fatta anche una di lana, che però di là nella nel lettino, e però abbiamo detto facciamone anche un in cotone, perché adesso comunque magari anche se fa caldo, se tira l'aria, comunque quando usciamo con la carrozzina una copertina ci vuole. E un giorno girando subito mi ha detto cosa la faccio blu, la faccio azzurra, e guardando su, non mi ricordo se era Pinterest o semplicemente Google, ho trovato proprio la foto di questa copertina identica, tra l'altro c'era anche la traccia diciamo, le indicazioni di che punti fare, in che modo, e quindi insomma mia mamma me l'ha fatta
identica e mi piaceva molto appunto che fosse così a righe beige, bianca, panna e azzurra. Mi piace moltissimo e devo dire che la stiamo usando un sacco per fare le passeggiate. Poi dei nostri amici ci hanno regalato questo che devo ancora sistemare, perché in realtà in questo periodo stiamo un po', vabbè, non è che siamo usciti tantissimo, ma stiamo un po' alternando ovetto a carrozzina in base a se usciamo a piedi, se usciamo in macchina, e ci hanno regalato appunto questo da attaccare sul bordo del passeggino, carrozzina che dir si voglia. Ho aspettato ancora a metterlo perché in realtà adesso lui è molto piccolo, quindi in realtà quando usciamo lui dorme tutto il tempo e ho paura che queste cose, se fanno rumore, lo distraggano un attimino. Tra l'altro vedo adesso che dietro il sole c'è lo specchio e quindi insomma sto aspettando un attimo a metterlo, appena sarà un attimino più recettivo insomma lo metterò, però mi piace un sacco. Poi grigio si intona perfettamente al nostro passeggino, che appunto è grigio scuro. Poi mi hanno regalato questo set di lenzuoline per la per il lettino, e anche queste sono state proprio ricamate dalla signora che ce le ha regalate. Ecco qua, vedete, il bordino è stato ricamato con le carrozzine e questi qua che mi sembra si chiamino nodi d'amore azzurre. Poi vabbè, tanto il lettino in realtà al momento stiamo usando la Next to Me e poi fa caldo, quindi in realtà il bambino lo sto coprendo proprio giusto con una copertina la sera, appunto tipo quello che mi ha fatto mia mamma, però le utilizzeremo sicuramente più avanti. E poi infine la nonna di mio marito, che ha ben 93 anni, in questi mesi ci ha realizzato un pochino di cose. Per scaramanzia appunto le avevo detto di darmi poi tutto quando Cesare sarebbe nato, però appunto mi ha fatto questo golfino che è super super carino. Di questo in realtà gli ho comprato io la lana, perché lei mi ha detto: prendi la lana che ti piace, i colori, tutto quanto, poi io ti faccio il golfino. E questo in realtà è un po' più grande, me l'ha fatto appunto essendo di lana per l'inverno, quindi insomma quando avrà 6 mesi più o meno, 5-6 mesi. Ma mi piaceva un sacco questa lana fatta così, un po' melangiata sul grigio. E visto che aveva avanzato un po' di lana, mi ha fatto anche il cappellino coordinato, bellissimo. Questo invece l'aveva fatto lei di suo gusto, ma devo dire che assolutamente incontra anche i miei gusti, ed è blu con questi inserti bianchi, super carino, con i due bottoncini, mi piace moltissimo. E tra l'altro è un bellissimo punto di blu, perché è un blu un po' elettrico, e questo qua è un pochino più piccolo, quindi siccome questo qua a ottobre, novembre glielo posso già mettere, o eventualmente potrei anche portarmelo dietro in montagna, visto che appunto ad agosto andremo in montagna, chissà che tempo farà, potrebbe fare caldissimo come freddissimo. E poi sempre lei mi ha fatto questo paio di scarpette, in realtà me ne ha fatto anche un paio leggermente più piccolo, che infatti riesce a mettere adesso. Queste sono in cotone elasticizzato, e poi mi ha fatto invece questi qua invernali, sia questi fatti tipo UGG, quindi tipo stivaletti, sia le classiche calzine, e il cappellino in coordinato, perché avevo avanzato ancora un po' di lana, per cui ti ho fatto anche il cappellino in coordinato. Carine. E niente, quindi per il momento questi sono i regalini che ho ricevuto. Però appunto calcolate che sia a livello di parenti e amici abbiamo veramente visto pochissime persone, quindi sono sicura che insomma arriveranno ancora dei regalini per Cesare, per cui magari vi faccio poi un secondo video in cui vi mostro gli acquisti fatti. E noi ci vediamo con il prossimo video. Un bacio, ciao!